Bella per tutti ragazzi del quartiere, bentornati su GishaZone. Oggi continuiamo su LeChess.org, la serie da 500 a 600 Elo. Vediamo come fare scacco in due mosse. In questo caso, questa guidata ci mostra come questo matto in due mosse sia imparabile. Perché è imparabile? Se noi spostiamo qua la torre. Ah, perché ovviamente non muove, perché per esempio una cosa banale potrebbe fare questa mossa che ci impedirebbe di andare qua, perché ce lo mangerebbe. Oppure questa per dire, scusate, questa. E se noi andassimo qua potrebbe andare qui. Però ora ci vuole solo mostrare come si fa. Quindi immaginiamo che l'avversario non si possa muovere. Ora noi non possiamo andare su questa diagonale, quindi questi sono bocciati, direi. Come facciamo a scaccare? Ah, l'avversario non può muoversi, quindi basterebbe fare. Ah sì, può mangiare. Allora, dicevamo, questa zona è bloccata e questa zona è bloccata. Quindi possiamo andare o qui o qui. Qua mi sembra più sensato. Se noi andiamo qua, prendiamo qua, facciamo scacco. Ecco. Ok, che esercizi stupidi. Due mosse per dare scacco. Allora, se andiamo qui facciamo scacco, però ce lo mangia la torre, quindi prima lo difendiamo e poi diamo scacco. Due mosse per dare scacco. Ah, questo è semplice. Scacco di scoperta con la torre. Due mosse per dare... Oh, finalmente. Difendiamo. Alfiere in questo modo. Due mosse per dare scacco. Ancora difendiamo. No, se andiamo qua ce lo mangia. Infatti. Quindi dovrebbe andare lontano, ma non lì ovviamente. Cacchio, effettivamente sono stropido. Lo mandiamo qua, così si libera il posto per l'alfiere. Difeso dall'alfiere.